inaugurato sabato scorso con una breve cerimonia dal vescovo Armando Trasarti, dal sindaco Massimo Seri, dall'ideatore Don Marco Polverari, il presepe di San Marco di Fano, presepe allestito nella splendida cornice delle cantine settecentesche di Palazzo Fabbri. Quest'anno l'opera si è arricchita di due nuove scene in più. Non c'era posto per loro nell'alloggio, ovvero la ricerca senza successo di Giuseppe e Maria di un ostello e le piante e gli animali della Bibbia. La scena che precede la Natività, proprio ci troviamo in questo ambiente, la scena che precede il momento in cui Gesù, ecco, purtroppo dovete nascere in una capanna, in una stalla, forse quel non c'era posto per loro nell'alloggio, era quella parte della casa dove stavano appunto gli animali, quindi non c'era posto nella parte dove abitavano le persone, ma quindi Giuseppe che bussa, che riceve questa risposta, e quindi la ricerca appunto di un luogo dove possa nascere il Signore. Questa è la scena molto curata, sempre nei minimi particolari, no? Abbastanza suggestiva, perché questo Giuseppe che bussa, Maria seduta sull'asino, e in una piazza brulicante di gente, di lavori, di mestieri. Con oltre 600 personaggi raffigurati, 200 statue in movimento, tra cui 70 pezzi unici, 80 metri di percorso, 51 diorami realizzati e 10 in allestimento, il presepe di San Marco si dimostra ancora una volta una grande meta di visitatori, con una media di 15.000 presenze all'anno. Un presepe molto bello, unico nelle sue caratteristiche, direi non solo nel nostro territorio, nella nostra regione, ma proprio a livello anche italiano. Quindi non possiamo che esserne orgogliosi, ma il merito, non dimentichiamolo, è di Don Marco e dei suoi collaboratori, che ci mettono tanta passione, competenza e professionalità, perché veramente è un presepe molto bello, curato nei particolari, e quindi merita di essere visto. E anche i visitatori dello scorso anno ne sono una testimonianza, numeri altissimi, e anche quest'anno già molti gruppi organizzati hanno prenotato le visite. Da Natale all'Epifania il presepe di San Marco rimarrà aperto al pubblico dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.